Hi guys, Fala Galera da Chicos, ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova, questo nuovo video ragazzi riguardo lo speed test, il top speed, ecco, della top speed, la velocità di punta massima delle super di GTA 5. Come vedete ragazzi è uscita la nuova Pfister 811 ieri martedì 28 giugno e andremo a vedere, diciamo, qual è la velocità massima di quest'auto. Ovviamente come vedrete nel video la Grotti X80 Proto continua a comandare ragazzi, anche se sono un po' confuso di questa cosa perché ho visto alcuni youtuber americani, inglesi, dire attraverso alcuni test di drag race, diciamo, dire che questa auto qui, la Pfister, diciamo, si è visto che la velocità di punta della Pfister è maggiore di quella della Grotti. Ora, loro hanno provato delle gare drag race su quella zona di autostrada, quella porzione di autostrada che si trova a nord di Los Santos, per intenderci a nord-est di Los Santos, dove c'è quel pezzo di autostrada quasi dritto ma comunque un po' storto che viene usato per fare le drag race. Ecco ragazzi, io non so ora se c'è differenza calcolare e testare la velocità di punta di queste auto su questi circuiti così dritti come l'ho creato io qui, con piattaforme perfettamente piane. È lunghe perché poi vedete dura quasi 50 secondi, quindi si può calcolare precisamente veramente qual è la velocità finale e la top speed, ecco. Non riesco a capire se ho torto io o hanno ragione loro. In questo caso addirittura qui nei miei test ho fatto dei test proprio cercando di essere più preciso possibile, facendo delle prove a tempo, almeno testando 3-4 volte l'unica auto per prendere il tempo migliore che sono riuscito a fare. Con la Pfister 811 sono riuscito a fare 47 secondi e 4, tipo una cosa del genere, 47 secondi, 49 secondi e 4, 49 e mezzo, scusatemi. Quindi sono riuscito a scendere sotto i 50 secondi, ma non come la Grotti 80 Proto, ragazzi, la Grotti X80 Proto. Con quella, ragazzi, sono riuscito addirittura a scendere, e questo già lo sapevo, a scendere sotto i 48 e a scendere anche sotto i 47.2, 47.3, e ragazzi questo testimonia proprio il fatto che secondo me la Grotti è più veloce, ha una velocità di punta più veloce, si vede anche dal tachimetro. La Grotti X80 Proto riesce quasi ad arrivare quasi a 150 miglia sul tachimetro e nessuna auto ci riesce, perché poi per tutte le auto sono andato a fare questo, anche perché ho provato poi tutte le super, solo la Vacca, la Cheetah e la Voltic non ho provato perché so che sono comunque le più lente. Forse ho provato la Infernus e non la Cheetah, ma siamo lì perché quella è la velocità super giù. E raga, ci sta poco da fare, la Grotti X80 comanda ancora, regna per quanto riguarda la velocità di punta. Ovviamente per quanto riguarda la manovrabilità, la trazione, la stabilità, i freni, come si comporta nelle curve, come si comporta sugli stand, soprattutto la Pfister 811, quello lo andremo a vedere nel prossimo video ragazzi, e vi devo anticipare che non è proprio il massimo. Quindi se voi volete spendere 1.180.000, quant'è, 1.150.000, più gli altri 500.000 di upgrade, se le avete spendeteli, se volete abbellire il vostro garage spendeteli, però raga, l'Osiris e la T20 sono sempre superiori. Come vedete ho provato anche la Zentorno, che ha fatto comunque un discreto tempo. Ho provato la Turismo R, giusto per curiosità, perché volevo capire un po' come si comportava. È comunque un tempo onesto come con la media della Zentorno e del resto, quindi 54 secondi e mezzo. Ho provato la Vapid FMJ, la prima, insieme alla Reaper, quelle che sono uscite nella prima parte del DLC, e va sotto i 53 secondi, raga, ma al massimo potrebbe arrivare a 51 secondi, ma non di meno. Ho provato la Banshee 900R, che è stata per un bel periodo di tempo la più veloce, ragazzi, con la velocità di punta maggiore, e è allo stesso livello della Pfister 811. Qua praticamente sono simili, molto molto simili per quanto riguarda la velocità. Ovviamente la Pfister ha una migliore accelerazione, sicuramente una migliore trazione, la Banshee che fa veramente pena sotto questo punto di vista, però è comunque un test interessante, ecco. Quindi la Pfister 811 secondo me si classifica come seconda macchina più veloce del gioco, anche se, vi ripeto, ci sono alcuni youtuber inglesi, americani, che affermano che invece la Pfister è la più veloce del gioco su test fatti di 20 secondi di gara, tra l'altro un po' in curva. Io, per me quelli non sono scientifici, per me è scientifico un test che dura un minuto, praticamente dura 40-50 secondi, e che, diciamo, è dritto per tutto il tempo fino a calcolare veramente la massima velocità di punta.
Poi abbiamo provato l'Adder, che comunque si conferma una delle più alte veloci, ma non la più veloce. Forse sul podio si posiziona, non lo so. La T20 comunque è allo stesso livello dell'Osiris, quindi sotto i 54 secondi, ma non sotto i 53,5, ragazzi. Quindi il livello è quello. Poi, ragazzi, un'altra cosa che ho notato è che o mettete ruote fuori strada, che comunque migliorano la trazione e la stabilità, soprattutto quando voi saltate sui marciapiedi, l'auto rimane più ferma, riesce pure a slittare di meno. O mettete le ruote super, le ruote di lusso, le ruote sportive, la velocità non cambia. Come avete visto, ho provato anche un'altra auto, che era la Pegassi Reaper, e ragazzi, era una delusione. Infatti l'ho voluta testare proprio questa, addirittura quasi a 56 secondi, ai livelli proprio dell'Entity pure. E poi abbiamo provato la Infernus, il massimo che sono riuscito a fare è 56 secondi e qualcosa. Raga, quindi in classifica, tra virgolette, potremmo trovare, cioè troveremo la Grotti, che è ancora quella che domina tutto il panorama della velocità di GTA. E poi dopo vi vengono la Pipistrel 811, la Banshee, l'Adder. Ora voi mi direte, ma Alfix, vale la pena spendere 1.600.000 per quest'auto? Quali pregi ha? Perché ci parlano solo di difetti. Ok, ragazzi, qualche pregio ce l'ha, in effetti. Allora, è sicuramente più manovrabile della Grotti X80 Proto, quello è poco ma sicuro. Ha un'ottima tenuta, ragazzi, su quei wallride lunghi e dritti, non so se mi sono spiegato, senza flip, cioè tipo quei wallride impossibili, per esempio, fatti con le piattaforme e con i container. In quei wallride, devo essere onesto, l'Upfister si comporta in modo egregio, si può quindi usare benissimamente. Ovviamente ogni auto, pure la Grotti 80, si potrebbe usare in alcuni istanti, in quegli istanti dove ci sono gare anche fatte in città, negli stradoni del centro, diciamo, quelli lunghi, in cui tu puoi raggiungere la massima velocità e quindi prendere secondi poi impossibili da recuperare, perché all'Osiris, l'T20, a me personalmente è capitato che alcune Grotti X80, alcuni players mi hanno dato 2-3 secondi, anche se io avessi fatto una gara perfetta in quel momento, perché magari in quegli istanti dove ci sono spirali, dove non c'è bisogno di sbattere nei container, la Grotti X80 potrebbe essere la scelta azzeccata. E infatti molti record sono stati battuti proprio perché la gente si sta riprovando con la Grotti X80 Proto. Però se devo dire che comunque sono auto che combattono alla pari dell'Osiris T20, no ragazzi, purtroppo sono più veloci come velocità, più veloci come massima velocità, ma come manovrabilità e in generale sono sempre meglio. L'Osiris e l'T20 sono le migliori, ci sta poco da fare, ragazzi. Io preferisco sempre un pizzico in più l'Osiris, però l'T20 comunque è allo stesso livello praticamente, solo una questione di gusto. Quindi raga, se voi volete spendere i soldi perché li avete, allora vi dico ok, spendeteli e magari la mettete nelle garage, la usate in qualche gara stunt così. Se voi la volete comprare per migliorare le vostre performance nelle gare stunt, per vincere di più o per cercare di prendere migliori posizioni, allora vi dico no, risparmiate i soldi e aspettiamo questo 4 luglio in cui uscirà questo nuovo, questi nuovi oggetti nel creatore, e magari Rockstar ci farà un'altra sorpresa o qualche altra super, io non lo so, non ne sono sicuro, anche perché ne abbiamo avute 4, cioè l'FMG, la Reaper, la X80 e questa qui, che ci erano state promesse come auto stunt, auto per fare gli stunt, e ragazzi sono tutto fuorché auto per fare gli stunt. Perché per esempio questa 811 sulle spirali ha una trazione ridicola, cioè si comporta quasi come l'Entity, no? È come se nelle prime marce l'auto slitti o comunque perda di trazione quando tu acceleri. Quindi ci sono qualche pro ma molti contro pure. Quindi il prezzo è onesto, in confronto alle altre auto che sono uscite il prezzo è onesto, per carità. Però non è di certo delle migliori, sicuramente è meglio della Reaper, sicuramente è meglio dell'FMJ, però raga, decidete voi, se io non voglio prendere responsabilità. Niente raga, questo è tutto, speriamo che escano nuove auto super o nuove auto comunque stunts il 4 luglio, perché non so se voi seguite il social club o altre cose, è da tempo che c'è una sezione proprio dedicata alle gare stunts, che però non è mai stata avviata, ecco. Cioè le gare stunts sono come le gare normali, vengono chiamate gare terrestri. In questo caso se Rockstar aggiungesse questa sezione gare stunt, magari potrebbe nascere anche una sezione gare, cioè automobili stunts, in cui verranno aggiunte tutte queste automobili. Non lo so ragazzi, vedremo in futuro, vedremo, basta aspettare meno di una settimana e vedremo che cosa succederà. Questo è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video e siete arrivati poi soprattutto fino a qui,
lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione a tutti e noi.